Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Gradinata, contenitore culturale, sportivo, informativo e anche di costume. Questa settimana abbiamo intenzione di partire con il terzo memorial giovanile Antonio di Innocenzo. Andiamo a sentire nei servizi che seguiranno e nelle interviste i protagonisti dell'allestimento di questo torneo. Credevo come i mondiali alle elezioni, prova costume per smaltire peso, qui ci nutriamo solo di illusioni e boom, aspetteremo il missile di Kim Jong-un, tenendoci informati tramite fake news, i balli sulle spiagge. Professore Christian Corsi è qui per rappresentare la squadra della Università di Teramo che per il primo anno parteciperà a questo memorial. Chiediamo al professor Christian Corsi non solo in rappresentanza di questa squadra cosa ne pensa e che cosa lo ha spinto a partecipare, ma soprattutto quale contributo può dare l'istituzione dell'università per questo memorial che è rivolto come sempre ai giovani. Sono due le motivazioni che hanno spinto l'Università di Teramo a essere presente con una squadra. Innanzitutto per sottolineare ancora una volta un ateneo fortemente vicino al proprio territorio. Lo facciamo con i nostri studenti, senior che hanno strutturato una squadra per essere presenti per la prima volta qui a Montorio. E poi parliamo di welfare, una tematica cui l'Università di Teramo ha molto puntato soprattutto negli ultimi 5 anni, parliamo di solidarietà, parliamo di fare gruppo, di fare squadra, tematiche particolarmente care al nostro ateneo, quindi non potevamo che essere presenti, l'abbiamo fatto in maniera molto significativa e l'ateneo si è messo a completa disposizione per tematiche così importanti. Come diceva lei, una tematica importante, una partecipazione di spessore sociale, e quale prospettiva può avere questa partecipazione? Una prospettiva molto chiara, e c'è molto chiara all'interno dell'ateneo in tutto quello che facciamo. Formiamo la futura classe dirigente di questo paese. Ce l'abbiamo ben in mente quando facciamo lezione all'interno delle nostre aule, ma la crescita dei nostri studenti avviene non solo attraverso il trasferimento delle tecniche, dei tecnicismi delle materie, ma anche attraverso la crescita delle persone, dei valori che noi trasmettiamo attraverso anche queste iniziative. La crescita di una persona quindi viene anche attraverso il trasferimento di valori, di solidarietà e di forte attaccamento al proprio territorio. Non poteva mancare ovviamente l'intervista a colui che è uno dei maggiori artefici, Marco Di Sabatino, dell'organizzazione di questo terzo memorial Antonio di Innocenzo. Sì, anche quest'anno torna il terzo memorial Antonio di Innocenzo, nato qualche anno fa dal nostro presidente Emiliano Nori, che poi l'ha portato avanti e purtroppo proprio quando stava nel momento di crescita, con la collaborazione di Antonio di Innocenzo, uno dei nostri soci, è venuto a mancare Antonio, e così abbiamo deciso di intitolare il memorial a lui, e con grande impegno cerchiamo di portarlo alle grandezze che lui amava portare sempre, qualsiasi evento seguisse. Quindi ecco, arriviamo a questo terzo memorial con una crescita molto importante. Infatti quest'anno andremo ad aggiungere la terza giornata, che sarà il venerdì, la serata di apertura, con la sfilata che si terrà alla Fonte Vecchia, e lì sarà una serata di spettacolo perché ci sarà la partecipazione di Stellina che ci darà la sua animazione con i ragazzi, e poi
Seguirà anche la parte musicale con il concerto dell'orchestra della scuola media di Montorio al Vomano, che sarà molto carina, e per concludere ci sarà anche un balletto, quindi ci sarà la parte calcistica, andremo a conoscere le squadre partecipanti, e per finire anche la parte di spettacolo che ci sarà. Avremo anche delle aree particolari, tematiche diciamo, ci sarà il villaggio dello sport, che praticamente ci saranno altre attività sportive, altre discipline che si esibiranno, come le due palestre che saranno ospiti e avranno modo di fare delle loro attività nei giorni di sabato e di domenica, quindi chi vorrà potrà fare anche dell'attività fisica venendo al campo in tuta mentre il proprio figlio sta giocando il torneo. Inoltre avremo un'area giochi riservata ai bambini, quindi anche chi non sta giocando può andare in questa area giochi, che sono dei gonfiabili, per approfittare e trascorrere questa giornata piacevole. E in più non può mancare l'area food, dove potremo trascorrere la serata e anche la giornata mangiando dei buoni arrosticini e magari un buon bicchiere di birra tutti insieme. Come al solito, Marco, non siete secondi a nessuno ad allestimento di queste manifestazioni, non solo curate nei dettagli, ma anche nella ricchezza dei contenuti e delle proposte che fate per cercare di mettere in risalto l'importanza di questo torneo. Quindi non solo con i grandi, ma cose ancora più grandi, scusate il paradosso linguistico, anche con i piccoli. Leggo qui che c'è anche un quadrangolare del cuore. Sì, ci sarà anche quest'anno il quadrangolare del cuore, oltre ai tornei giovanili di tutte le categorie, partiremo dai piccoli amici, i primi calci, poi ci saranno il settore giovanile con i giovanissimi allievi. Anche quest'anno tornerà il quadrangolare del cuore, che poi la nostra diciamo collaboratrice Elisa ci aggiornerà un pochettino su come si sta evolvendo quest'anno. Elisa Paolini è stata citata da Marco Di Sabatino, quindi oltre ad essere un'organizzatrice di questo memorial è anche direttrice della segreteria organizzativa. A lei vorrei chiedere alcuni dettagli sul terzo quadrangolare del cuore. Allora sì, anche quest'anno, come l'anno scorso e due anni fa, c'è il quadrangolare del cuore che vedrà presenti quattro squadre: la Croce Bianca di Montorio, ci sarà anche la parrocchia di Leognano, ci sarà l'Università di Teramo e poi l'Associazione della Polizia di Stato. Questo quadrangolare del cuore ci sarà domenica sera, la chiusura di questo memorial, e gli anni passati abbiamo dato la raccolta fondi alla Casa Famiglia Giovanni XXIII di Campli, invece quest'anno con la raccolta fondi che si farà nei due giorni del memorial verranno dati i fondi alla Croce Bianca di Montorio per l'acquisto di una nuova autoambulanza, che verrà poi diciamo messa in esposizione nel campo Pigliacelli di Montorio al Vomano. E naturalmente siamo con la guest star, non poteva essere diversamente, una presentazione d'eccezione per colui che si troverà di fronte a tanti fan, di fronte a coloro che ormai lo seguono sui media, sugli smartphones, insomma in ogni devices c'è la sua presenza. Stellina che dovrà allietare la serata, dovrà rendere simpatica la serata con la sua professione, con la sua arte, al quale chiediamo che cosa proporrà in questa serata. Anzitutto ringrazio l'Alba Mondorei, che ha pensato a me e ci pensa sempre, quindi li ringrazio. Poi Mondorei è una piazza che mi conosce bene, quindi so sicuramente dove andarli a prendere. Logicamente ci saranno tanti bambini che mi vogliono bene e se ce la farò per quella serata proverrò una canzone nuova, quindi una sorpresa, che però la lasciamo lì perché gli
impegni ne sono tanti, quindi non vorrei che poi non ci riesco, però ci proveremo, insomma sarà una serata importante perché andiamo a presentare insomma un torneo che piano piano, anno dopo anno, sta diventando una cosa diciamo seria, ricordando una persona importante che è Antonio Innocenzo. E quindi niente, chiamiamo tutti a raccolta tutta Montorio con l'hashtag che abbiamo lanciato anche sui social, hashtag io ci sarò. Io vorrei fare una domanda un po' particolare a Stellina, un po' seria, seriosa, no? Lui ha un ruolo importante con la sua professione, con la sua comicità, perché si rivolge ai giovani. Questo dirigersi verso questo settore sociale veramente delicato ti rende coscienzioso di quello che fai e ti dà anche un ruolo di spessore. Per te un ruolo sociale, chiamiamolo così, di operatore sociale è molto importante. Sì, logicamente lavorando molto a 360 gradi, perché le mie parodie colpiscono dal piccolo fino alla persona adulta, logicamente c'è tanta ricerca nel fare quello che faccio. Come hai detto tu, l'ambito sociale è importantissimo, perché oggi sbagliare una parola con un bambino significa mandare a mondo il lavoro di mesi e mesi, quindi sono molto attento a quello che faccio. Anche i miei collaboratori li prego di essere più diciamo semplici possibili, però di arrivare sempre a far ridere, perché è quello che vogliamo fare. Quello che faccio lo potete verificare, lo faccio col cuore, senza parolacce assolutamente, senza andare a toccare temi diciamo un po' scottanti. Quindi alla fine diciamo che per il momento stiamo riuscendo ad arrivare a quello che vogliamo, cioè ad abbracciare tutta questa diciamo fascia tra virgolette a rischio, perché logicamente lavorando con i bimbi una parola di troppo a volte può essere deleteria. Quindi, come avete visto, la professionalità di Stellina non si discute, attento ai contenuti e quindi sempre pronto per allietare piccoli e grandi. L'estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sai si innamora, se vieni dal mare ti stiamo aspettando con l'acqua alla gola, ti racconteremo una storia italiana, vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora e anche se piove la musica suona. È tutto un giro di incroci, senti le voci che si mischiano al vento, come fuori dal tempo. Tutto è cambiato, ma certe cose rimangono identiche, quindi tu falla semplice e raccontami una storia nuova, e anche se piove la musica suona. La scorsa settimana siamo stati presenti all'allenamento della squadra femminile del Real Bellante e in quella occasione avevamo promesso alla stessa squadra che milita nel campionato di Serie C femminile che se avesse battuto l'Eternum Pescara saremmo stati insieme a loro per la festa, per la conquista della promozione in Serie B, quindi in provincia di Teramo, però per una volta le donne superano gli uomini, quindi conquistata la Serie B. Andiamo a vedere che cosa è successo nella partita contro l'Eternum Pescara, ma soprattutto andiamo a sentire le interviste e ovviamente la festa per la promozione. Canzone di cent'anni almeno, urlando contro il cielo.
grazie a noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle. Se un purgatorio è nostro perlomeno, urlando contro il cielo. Abbiamo qui il nostro presidente Vincenzo Pallini, a cui io personalmente vorrei fare una domanda importante. Cosa pensi di questo, di questa promozione, di questa soddisfazione? Cosa ci dici? Allora, io posso dire soltanto che è la più bella soddisfazione che ho ricevuto negli ultimi 6 anni a livello calcistico. Siete ragazze veramente determinate, lei è uno dei perni del Bellanno insieme a Michele Di Ludovico. Voglio dire solo una cosa, un piccolo paese che risponde così a livello grande è veramente una soddisfazione per me e per tutti i nostri paesani, e voi avete dimostrato che siete delle belle persone, delle brave persone, e soprattutto avete il cuore a Bellanni. Io vi amo tutti. Nostro centrale Donatella Rocci, la quale è da ricordare il fatto che è una ragazza di 41 anni e continua a giocare con noi nonostante l'età. Non posso smettere con questo gruppo, sinceramente, una squadra bellissima, noi siamo cresciute tutte insieme, però soprattutto noi ci vogliamo bene dentro e fuori al campo, quindi la vittoria è anche dovuta a questo, devo dire. E io vi ringrazio davvero, perché Bellanti è una bella realtà, a prescindere da tutto è una bella scoperta, davvero. Poi sono felice perché abbiamo vinto, quindi merito di tutte, è a posto. Posso solo dire che quest'anno non me l'aspettavo, ma ho trovato un bel gruppo e mi sono divertita tantissimo. Anzi, posso dire anche di più, ho trovato delle persone fantastiche e praticamente delle sorelle. Quindi siamo un bellissimo gruppo. Non mi aspettavo di arrivare fino a qui e sono molto contenta perché, anzi, essendo nuova sono stata ben accolta e mi sono trovata un sacco bene e spero continueremo al meglio il nostro percorso. Sono Kira, sono l'unica marchigiana della squadra, è stato un anno meraviglioso, sono fantastiche. Kira sei buona! Che dire, una promozione meritata, forza Real Bellante. Complimenti a tutti, alle ragazze, al mister e alla società per questa promozione che hanno meritato fortemente. Adesso abbiamo anche un genitore. Sì, la più giovane, Francesca, 16 anni, quindi ha fatto una buona figura, è cresciuta anche calcisticamente in questo anno, è stata una bellissima esperienza e speriamo in prossimi successi, magari in Coppa Italia. È stata una stagione entusiasmante, vissuta da tutto il paese,
in maniera incredibile, siamo tutti felici e andiamo tutti a festeggiare. Come ho detto alla mia squadra, per essere epici bisogna superare i propri confini e i propri orizzonti, come Ulisse che superava le colonne d'Ercole, dobbiamo superare i nostri, abbiamo superato i nostri limiti e adesso ci godiamo la vittoria. Cosa dire, è una soddisfazione infinita per questo gruppo che si è composto l'anno scorso, siamo felicissime e siamo grate alla società per tutto quello che ci ha dato e ci sta dando in questa occasione. Un allenatore, che sono un allenatore, un allenatore, che sono un allenatore. Michela! Ci troviamo adesso a parlare con il nostro mister Michela Di Ludovico, quella che ci ha regalato questa promozione in Serie B. Io voglio ringraziare tutte queste ragazze perché sono state fantastiche e niente, questo pubblico, la società, tutte quante, per me è una soddisfazione grandissima, erano anni che cercavamo di portare a casa questo risultato, ce l'abbiamo fatta, personalmente dopo 10 anni torno a vincere un campionato, con la differenza che quest'anno oltre a essere giocatrice ero anche allenatrice, quindi una soddisfazione maggiore. E poi oltretutto ho segnato anche 2 gol sul rigore, quindi ringrazio le mie compagne per i rigori che si sono procurate e dedico questa vittoria e anche questi gol a tutte le mamme, soprattutto la mia, che fanno tanto per noi figlie, soprattutto nel calcio femminile. Volevo fare i complimenti a tutte le ragazze dell'Arbellante, a tutta la società, perché ci hanno fatto passare un'annata emozionante, sono state brave, pure lo mister, la sposa mia, il portiere, capitano, quindi faccio i complimenti a questa bella realtà di un piccolo paese abruzzese che ha approdato in Serie B e quindi è un onore per tutta la provincia di Teramo. Un saluto da Scellina, fatti portare. Bene, è arrivato il momento di ACS, Abruzzo Circuito Spettacolo, con Barbara Passerini e i suoi ospiti. Vidi il monumento innalzato a Torino in gloria del portentoso traforo del Cenisio ed immaginai la presente composizione coreografica. La titanica lotta è sostenuta dal progresso contro il regresso che io presento a questo intelligente pubblico. Buonasera e benvenuti a Incontri sulla scena, le chiacchierate informali dei protagonisti delle stagioni e non di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. Questa sera siamo qui con Salvo Lombardo, un artista direi poliedrico, coreografo, regista, scrittore, e che è qui a Teramo per il progetto Zone Libre, il progetto dedicato alle residenze portato avanti da ACS. Salvo, cosa stai preparando? Cosa bolle in pentola? Dunque, in questi mesi siamo impegnati in un progetto dal respiro molto ampio, il cui titolo generale è L'esemplare capovolto, che sta producendo una serie di declinazioni. Prevalentemente in questo momento siamo concentrati proprio nelle declinazioni sceniche e performative di questo progetto. In particolare, proprio in queste ore, mentre ci parliamo, stiamo contemporaneamente lavorando alla produzione di un lavoro scenico anche abbastanza articolato e complesso in termini
numerici, quindi un lavoro per un ensemble composito che si intitolerà Excelsior, e in qualche modo, come il titolo sottende, ha qualche punto di connessione con l'omonimo balletto Gran Ballo Excelsior, che fu un lavoro che debuttò nel 1881 al Teatro alla Scala di Milano. E siamo qui invece a Teramo in residenza, tra l'altro non è la prima volta, quindi siamo contenti di ritrovarci qui con il, diciamo, il progetto Opacity, un progetto parallelo che procede appunto in maniera parallela alla creazione del lavoro Excelsior, perché è pensato proprio come sua estensione basata sulle residenze in vista di una produzione di piccole appendici performative. Quindi insomma siamo in una fase ancora embrionale, perché sono pochi giorni, adesso ti aspettano ancora altri giorni. Noi ci rincontreremo alla fine di questo percorso di residenza e così ci potrai illustrare quali sono state le novità, cosa è venuto fuori da questo lavoro. La conclusione della residenza di Salvo Lombardo al Teatro Comunale di Teramo è coincisa con una prova aperta, cui hanno assistito artisti, giornalisti e operatori del settore spettacolo. Al termine della performance si è creato in maniera spontanea un momento di dialogo tra spettatori e l'autore sul lavoro appena visto. Nel momento di confronto con il pubblico sentirete parlare di immagini video che hanno aperto la performance e che l'autore però ci ha chiesto di non mandare in onda per motivi legati al progetto creativo. Volevo chiedere semplicemente se si svilupperà nel lavoro anche in maniera più consistente e più precisa il tema della guerra. Allora, non lo so ancora, nel senso che evidentemente il tema della guerra in senso ampio non credo. Diciamo che quello che sto cercando è di lavorare proprio invece sulla questione del nazionalismo e quindi sui suoi in qualche modo effetti, al di là poi della questione tecnica di aver deciso di aprire con un prologo visuale, insomma, che allarga più le questioni, ma anche questa articolazione di formati, di incontri, dibattiti, eccetera. Questo momento è un momento dell'opera, perché diciamo, forse con un lavoro così è veramente necessario che trovare delle pratiche proprio che siano di condivisione, di estensione dei temi. Ho notato dopo la parte filmica che c'è stata proprio una rottura con questo piazzato freddo e con un solo corpo che poi tra l'altro ha iniziato a parlare prima ancora di muoversi, quindi questo stacco netto, tra l'altro, che ci è invaso, perché quella luce arrivava anche su di noi, quindi proprio c'è un attimo, no? destato in maniera anche abbastanza violenta. Questa contrapposizione inizialmente mi ha lasciato un po' perplesso, ma probabilmente immagino che sia tutto voluto. Quell'elemento di rottura in realtà era, entrando proprio nel tecnicismo, in questo momento era indispensabile, perché era per me in questo momento, in questa fase, era proprio necessario creare una separazione, un cut, un taglio netto, perché, come ho detto, mi piaceva mantenere un po' questa struttura da pagina ancora in fase di scrittura, quindi di materiali che si presentano, seppure ovviamente poi il nostro obiettivo è sempre quello di puntare proprio ad una come dire, ad una in qualche modo uniformità anche attraverso le rotture, ma un respiro unico, però questo si conquista, diciamo, ecco, come ogni componimento, anche se lavori su degli elementi di rottura, ma anche questi elementi di rottura impongono una retorica della rottura, che ovviamente va sviluppata nel tempo. Alla luce di quello che ho ascoltato, l'intervento filmico, più che un prologo,
questo punto sembra una sorta di indice, è qualcosa da prendere un po' con le molle questa operazione, perché di fatto l'immagine filmica non ha bisogno di altro, soprattutto quando si usano delle immagini che hanno già con un significato già ben definito, diciamo, che l'unica cosa che ci si può aggiungere è la condizione, lo stato emotivo di chi le guarda. Anche la mia è una curiosità. Nella stesura coreografica, quello che abbiamo visto è, sarà cronologicamente in questo modo? Oppure sono appunti anche pratici? E quindi il lavoro può cambiare in corso d'opera? Assolutamente cambierà in corso d'opera, nel senso che, come ho detto prima, sono letteralmente degli appunti, ma non per sminuirli, perché attualmente sono pensati come tali, perché cioè il semplice fatto, al di là di tutto, che verranno estesi ad una numericamente, cioè in qualche modo quei principi, diciamo, verranno verificati, sperimentati, allargati con un numero, con una moltiplicazione di performance in scena importante rispetto al solo, già, diciamo, in qualche modo determina una reinvenzione di quegli appunti. Per questo sono appunti. Una curiosità, visto che noi quest'anno abbiamo iniziato questa nuova esperienza in questo teatro, quindi con delle residenze artistiche anche un po' più strutturate, quanto può limitare la presentazione di un work in progress come quello che avete fatto rispetto al lavoro di ricerca che esige una creazione, se è un limite oppure se realmente vi aiuta a comporre? Perché il problema è, cioè, sono pochi giorni, devi fare la creazione, allo stesso tempo sai che hai la presentazione alla tottora e quindi in qualche modo devi mettere un punto, magari invece non sei pronto a mettere quel punto. Quindi quanto aiuta questa presentazione, questa apertura? Credo che riguardi un po' tutti gli ambiti di creazione. Poi nella danza, diciamo, è un uso corrente quello di creare una serie di aperture in itinere. Non pensiamo di poter soddisfare le nostre ambizioni su questo progetto attraverso questa presentazione. È il motivo per cui questo momento, come dicevo prima, è una parte integrante dell'opera in generale, per come è pensata, come ho raccontato, ma proprio anche di questo passaggio a Teramo. Siccome questo è un work in progress, secondo me, quindi, la questione era che attraverso questo momento noi riusciamo ad avere proprio delle suggestioni, delle sollecitazioni, a fare veramente una verifica, non in senso assoluto, perché se devo dire rispetto a quello che sarà il progetto finale, non so cosa ho verificato, se non altro perché siamo in due e non 15. Ma rispetto però ad un percorso che stiamo facendo, il passaggio attraverso la relazione è assolutamente una verifica fondamentale, secondo me. Una domanda più legata all'evoluzione e all'eventuale debutto. Quando lo prevedete, quali territori attraverserete e soprattutto quando debutterà? Allora, noi debutteremo l'1 settembre al Festival Oriente Occidente. Quindi dopo questa residenza in cui abbiamo lavorato io, Daria e Isabella Gaffè qui, faremo altri piccoli incontri, diciamo piccole residenze in giro, ancora con questa formazione stretta, ancora per qualche settimana. Poi dalla prima settimana di giugno iniziamo a lavorare con tutto l'ensemble. Diciamo, l'obiettivo è quello di creare poi un ciclo di piccole performance, un po' come questa, ovviamente nella loro elaborazione, che camminino in maniera parallela allo spettacolo principale. Saranno intitolate Opacity, quindi questa era Opacity 1 per noi, quindi sono delle costole, degli appendici rispetto al progetto più ampio, che però godranno man mano di una loro autonomia. E saranno alcune delle performance per il palcoscenico, altre delle vere e proprie installazioni. Spazi diversi, quindi anche spazi diversi.
Sì, in spazi completamente diversi, ne stiamo immaginando appunto una per pochissimi spettatori per volta, per 3-4 spettatori in un rapporto di prossimità, quindi diciamo il nostro obiettivo è quello poi, una volta creato l'affresco principale, creare degli altri zoom, delle micro sezioni dal formato un po' più ibrido, più... Grazie. Eccoci qui al termine di questa residenza qui al Teatro Comunale di Teramo. Il progetto, ricordiamolo, è Zone Libere di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. Abbiamo appena assistito a una chiacchierata meravigliosa dopo la prova aperta. E com'è andata, Salvo, questa residenza? È stata una residenza, come detto prima, molto proficua, abbiamo lavorato veramente in tranquillità, in armonia, ci siamo dati un tempo che è veramente il tempo poi in qualche modo della ricerca, che altro non è che abitare il tempo e lo spazio senza veramente l'obbligo dell'esposizione e del commercio. E questo è molto importante, quindi grazie Eleonora, grazie a CS Abruzzo e speriamo di rivederci presto. Andiamo ora a vedere quali sono gli spettacoli da non perdere questa settimana con la nostra scheda. Abruzzo dal vivo. Sabato 26 maggio presso la Fondazione Zimei di Montesilvano alle 18.30, Unfake Connection. È l'esito della residenza artistica di Carol Godden e opening della mostra. L'evento fa parte del progetto di residenze artistiche di ACS Abruzzo Spettacolo Zone Libere. Domenica 27 maggio a Cortino alle ore 16 la grande sfida tra il riccio e la lepre. È il primo appuntamento del Festival Abruzzo dal vivo. Il festival, finanziato da MIBACT e Regione Abruzzo, che prevede 26 spettacoli in 23 comuni del cratere sismico dal 27 maggio al 15 luglio. Ricordate di scaricare subito l'app Abruzzo dal vivo. Avrete informazioni tempestive su spettacoli e promozioni e potrete comprare i vostri biglietti con un solo clic. Bene, tutto per questa puntata, ovviamente esco di scena io, ma entra in scena come al solito lo spazio settimanale dedicato al CSI. Noi ci sentiamo la prossima settimana, grazie per averci seguito e quindi alla prossima. Fortitudo Teramo e Virtus Volley rappresenteranno l'Abruzzo alle finali nazionali dei campionati Under 10 e 12 Sport & Go di mini volley, in programma dal 13 al 17 giugno prossimi a Cesenatico. E questo il verdetto emesso domenica scorsa al termine della giornata conclusiva della fase territoriale, ospitata presso la palestra Molinari di Teramo. È stata una giornata di festa all'insegna dello sport e del divertimento, con una bella cornice di genitori e un corposo buffet finale. Alle selezioni hanno partecipato quattro società, Virtus A, Virtus B, Oratorio San Gabriele Adri e Fortitudo Teramo, che hanno partecipato con le rispettive squadre Under 10 e Under 12. Ricordiamo infine che il progetto Sport & Go è un modello di attività basato sulla polisportività, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e del calcio al 7. Della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica con prove di corsa veloce sui 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Sport & Go, quindi, è un approccio semplificato alle discipline sportive più diffuse, con un'attenzione particolare verso i fondamentali, lancio, salto e corsa, che talvolta i giovani atleti non conoscono in maniera approfondita. Seconda memoria Nicola Puliti, torneo di calcio a 5, edizione 2018. Una nuova versione quest'anno, rinnovata. Costituzione in primis dell'associazione Nicola Puliti e partnership con il CSI del presidente Angelo De Marcellis.
tutte le partite si giocheranno applicando il regolamento del CSI e saranno arbitrate da arbitri del CSI. Le squadre partecipanti, in numero massimo di 18, verranno inizialmente raggruppate in gironi all'italiana, dove si affronteranno in partite di sola andata. A seguire ci sarà la fase di eliminazione diretta fino alle finali, primo e secondo posto e terzo e quarto posto, e in più vi sarà anche una simpatica finale al contrario tra le due squadre peggiori classificate dai gironi eliminatori. Saranno premiate le prime quattro squadre classificate. Vi sarà un premio per il miglior portiere e per il miglior cannoniere, oltre ad altri simpatici premi per giocatori che per vari motivi si distingueranno nel corso del torneo. Proprio per la costituzione di questa nuova associazione, quest'anno non vorremmo fermarci a realizzare un singolo evento, questo del torneo di calcio a 5, ma inglobare anche le altre passioni di Nicola, quali il beach tennis e la pesca. Per chiunque volesse seguire tutte le novità dell'associazione, ricordiamo che la Memorial Nicola Puliti è una propria pagina Facebook, proprio Memorial Nicola Puliti, dove sarà possibile essere aggiornati su tutte le novità, oppure direttamente dal sito www.nicolapuliti.it, dal quale sarà pure possibile scaricare tutta la modulistica, regolamenti e quant'altro inerenti allo specifico, in questo caso specifico, al torneo di calcio a 5. Vi aspettiamo numerosi dal 19 maggio, presso il Circolo Interamnia, struttura ideale per atleti e famiglie, per delle serate di sport e amicizia, nel ricordo di mio fratello, Nicola Puliti. Non mancate! Calcio, basket, volley misto, calcio a 7 e calcio a 5. Gli sport open di squadra promossi dal CSI Teramo stanno per vivere l'ultimo atto della fase locale, le finali provinciali. Saranno due giorni ricchi di pathos e di spettacolo, quelli che saranno ospitati sabato 19 e domenica 20 maggio a Giulianova. Un weekend che farà da apripista per il successivo step regionale, in programma a Lanciano la settimana 21. Come detto, saranno ben 5 le discipline in cui verranno incoronate le formazioni regine dei campionati arancio-blu locali per la stagione sportiva 2017-2018. Sabato pomeriggio, alle ore 15, le prime a rompere il ghiaccio e a scendere in campo saranno non solo Volley Giulianova e Rea Volley Sant'Onofrio. L'evento avrà luogo presso il Pala Castrum di Via Treviso, dove le squadre suddette si contenderanno il titolo in palio nella pallavolo mista. Il club giugliese è campione provinciale uscente e vuole confermarsi sul gradino più alto del podio per chiudere in bellezza una stagione straordinaria, regular season conclusa al primo posto con una sola sconfitta. Quasi per uno scherzo del destino, l'unica squadra capace di battere in campionato in non solo volley è stato proprio il Real Volley Sant'Onofrio, team che ha centrato l'obiettivo della finale con il giusto mix di gioventù e esperienza. Occhio quindi alle sorprese, perché il pronostico è tutt'altro che chiuso. Subito dopo il match di pallavolo, alle ore 17, gli appassionati sportivi del CSI potranno seguire l'atto conclusivo del torneo di calcio. In questo caso si affronteranno Locomotive Ripa e Planet Caffè Giulianova. Durante i playoff le due compagini hanno dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma. Anche in questo caso quindi la sfida è aperta a ogni risultato. 24 ore più tardi, domenica 20 maggio, l'attenzione sarà catalizzata su due impianti diversi. Il Pala Castrum, al quartiere Annunziata, designerà la squadra campione della disciplina del basket. Il derby del Lido delle Rose tra Eye of Tiger e Omnia Turismo Roseto sarà una sorta di replay del passato, visto che le due squadre si sono affrontate in finale anche nella scorsa stagione. La gara fu vinta da Omnia al fotofinish 72-66. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 11. A partire dalle 10, invece, il sintetico dell'impianto La Pelota, a Casa di Trento, sarà il teatro di ben due match decisivi per l'assegnazione della loro provinciale. Nel calcio a 5 si rinnoverà la sfida infinita tra Atletico Poggiomorello e Sportmania. I due team si conoscono alla perfezione, essendo stati avversari nella finale provinciale dello scorso anno e nella recente gara di Supercoppa. Nel calcio a 7, invece, si giocherà Alluminio Valvibrata, Iguana Caffè Rosmarino.
Da un lato troveremo i campioni provinciali uscenti, finora protagonisti di un cammino esaltante. Dall'altro, invece, la rivelazione della fase 2, l'Iguana, infatti, si è qualificata ai playoff come prima migliore terza e ha ottenuto il pass per la finalissima dopo aver stupito tutti. Il livello qualitativo delle giocate sarà altissimo, ogni gara lascerà gli spettatori con il fiato sospeso. Naturalmente, l'auspicio è che, oltre al migliore, vinca la sportività.